manga e i cartoni animati rappresentano un veicolo, un modo di entrare, accostarsi al mondo giapponese, però poi suscitano qualcosa di più profondo, perché un tempo chi si appassionava a Superman o all'uomo mascherato non per quello decideva di dedicarsi allo studio dell'inglese. Quindi se lo fanno per il Giappone e non lo fanno spinti da idee di grandi guadagni, perché oggi il Giappone non appare più come una potenza economica come era negli anni Ottanta, credo che sia proprio perché attraverso manga, cartoni animati o anche altre cose ci si accosta a un mondo da cui si sente di poter imparare molto. Credo che sia questa molla del imparare qualcosa di importante per noi, che ha cambiato moltissimo la percezione del Giappone in Italia e anche nel mondo. I bagni termali, e forse, non so se qualcuno di voi è stato in Giappone e ha sperimentato questa cosa meravigliosa che sono i bagni termali, e sono un'esperienza veramente, questa non c'è, e diciamo che per vivere in una grande città il fatto di sentirsi così sicuri è una grande sensazione di libertà. I mezzi pubblici funzionano alla perfezione, insomma, che dire, ci si vive molto bene. Io nel libro dico che il Giappone è il paese che interpreta meglio la contemporaneità oggi, e nel dire questo mi riferisco anche a questo aspetto, perché gestire una città che, compresa tutta la provincia, eccetera, raggiunge i 20 milioni di abitanti, e avere quest'ordine, questa pulizia, questa efficienza, questa sicurezza, è una cosa che non credo succeda in altre città del mondo, non lo so, almeno quelle che conosco io no. Quindi è una città dove si vive molto bene. Detto questo, naturalmente esistono altri problemi. Intanto esiste un problema di povertà che non appare con molta evidenza. Ci sono molti homeless che però sono aiutati dal fatto che a Tokyo ci sono molti gabinetti pubblici, moltissimi, cioè ogni 200 metri c'è un gabinetto pubblico, tutti molto puliti, con i lavandini, quindi le persone che non hanno casa possono lavarsi. Questa è una cosa che fa una differenza enorme, a un tipo di cultura che è anche apprezzata dalla massa. Davvero non credo che ci sia un equivalente, perché per esempio anche il mondo cinese è entrato molto in Italia, però il manga e i cartoni animati hanno rappresentato un veicolo di inimmaginabile potenza, e questo è un fenomeno che forse è paragonabile all'influenza che nel dopoguerra hanno avuto i fumetti americani oppure i film di Walt Disney, forse paragonabile a quello. Però noto che, insomma, l'interesse per il Giappone è molto forte. Quando io ho cominciato a studiarlo mi chiedevano cosa fai, studio giapponese, guardato una specie di strana creatura da un altro pianeta.